situazione di stallo che le rende sempre più difficile svolgere il proprio ruolo. Il legame troppo stretto con la politica, una governance diretta espressione dei partiti, un management che non riesce a programmare interventi con l'autonomia necessaria, sono le cause di un declino evidente a tutti. Queste le motivazioni sostenute dagli organizzatori di Riprendiamoci la RAI, un movimento nato dall'USIC RAI, sindacato di giornalisti di questo ente, per salvaguardare l'indipendenza del servizio pubblico e portato sul territorio nazionale attraverso una serie di incontri rivolti ai cittadini. La prima tappa è stata a Trieste e la scelta del Friuli Venezia Giulia per far partire questa manifestazione non è stata di certo casuale. Qui gli ascolti delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e in lingua slovena sono da sempre tra i più alti a livello nazionale e qui la RAI è ancora percepita come un patrimonio di tutti, di informazione, cultura e conoscenza. Ma prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è la RAI. È il tanto discusso canone. L'abbiamo chiesto a Maria Bresseli, membro della rappresentanza sindacale unitaria della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia. La RAI è una società per azioni, una SPA. Le azioni di questa società sono nella quasi totalità in mano al Ministero dell'Economia, per cui siamo una società che lavora nel campo del diritto privatistico, però in realtà è, come dire, fa parte del patrimonio dello Stato. Questo fatto fa sì che la RAI, per fare il suo lavoro di servizio pubblico, stipula o delle convenzioni o dei contratti con il governo del nostro Stato, e c'è una convenzione generale che praticamente individua nella RAI la concessionaria del pubblico servizio. Cos'è il pubblico servizio? È un'altra convenzione, anzi in realtà è un contratto di servizio che viene stipulato col Ministero dello Sviluppo Economico, e in questo contratto di servizio, che è un contratto molto articolato, molto particolareggiato, c'è scritto tutto quello che la RAI deve fare per fare il servizio pubblico, cioè in questo contratto c'è scritto cosa vuol dire servizio pubblico radiotelevisivo. Poi la RAI ha la possibilità di stipulare altre convenzioni o con lo Stato oppure con enti locali per altri servizi che fa. Ad esempio, la sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia lavora in convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e per le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana. Poi ci sono altre convenzioni varie, per cui la realtà sulla quale si basa l'attività di questa azienda è molto complessa. Questo vuol dire che comunque la RAI deve garantire un certo servizio, c'è scritto che deve raggiungere praticamente quasi la totalità, il servizio deve raggiungere quasi la totalità del territorio italiano, ovviamente, deve fare dei giornali, deve avere le varie sedi regionali nei quali poi fornisce il servizio più diretto ai cittadini delle varie regioni, e tutto questo viene pagato dallo Stato attraverso il canone. Il canone è una tassa che il cittadino paga per il possesso di un apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive. Questa tassa viene pagata allo Stato, è una tassa come tante altre, e poi una parte, la gran parte di questa, viene data alla RAI, che poi con questo capitale fa servizio pubblico. Da questo deriva anche il fatto che la RAI ha un tetto pubblicitario, la RAI non può raccogliere più pubblicità di quello che spetta, che è stato definito da questo tetto, mentre le, diciamo così, altre televisioni, le altre emittenti possono raccogliere la pubblicità in una maniera così illimitata, cioè è dovuto solo al mercato. In RAI c'è invece questo blocco, che è dovuto al fatto che una parte dei suoi introiti, una grande parte dei suoi introiti, deriva dal canone.